Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon pomeriggio amiche, amici. Stavo guardando un po' le notizie dall'estero e, e ce n'è una in particolare che stanno, che stanno, diciamo, non dico mettendo, ma ne, non ne parlano. I TG nazionali evitano il discorso in modo serio. E, quando in verità in Francia c'è una manifestazione, c'è una serie di manifestazioni mai viste prima. Si parla di milioni di persone nelle piazze, 260 manifestazioni e. Per, eh, la riforma, contro la riforma delle pensioni, quindi contro il governo di Macron, Macron Macron. E... Devo essere onesto: mai vista una cosa del genere. Cioè, in Italia ce la sogniamo. Vi farò vedere due immagini, tanto per capire di, di, di cosa sto parlando, è una cosa impressionante. E... E perché hanno fatto questa manifestazione? Perché di fatto queste imponenti manifestazioni francesi, secondo i media francesi, hanno aderito. Tra parentesi hanno aderito addirittura il 41%, 41,5% dei salariati, quindi numeri enormi. In tutte le città, queste proteste eh, sono state fatte contro la legge sulle pensioni voluta da, da simpatico Macron, eh, che dove in sostanza porterebbero a 64 anni di età pensionabile, da quello che ho capito. Eh, però la cosa è certa: perché perché i francesi i francesi scendono in piazza milioni 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 tutti uniti e noi in Italia facciamo delle manifestazioni che fanno scappare da ridere fanno ridere i polli, come diciamo facciamo ridere i polli quando manifestiamo quando i francesi invece fanno veramente migliaia, milioni di persone nelle piazze, è una caratteristica dei francesi, questo è vero e però a questo punto la nostra caratteristica è quella di fregarcene e non fare niente per nessuno, qui in Italia si sogna, come dice Giuseppe Come dice, esatto, Giuseppe ha detto una cosa chiara, qui in Italia si sogna vi faccio vedere i numeri imponenti, quando ci parla di numeri imponenti, mi riferisco a questi numeri, guardate qua che la guardate che cosa impressionante. Guardate che cosa impressionante, queste cose qua in Italia ce le scordiamo, guardate, guardate, centinaia di migliaia di persone nelle piazze in Francia, una cosa guardate, una cosa imponente, impressionante, non finisce più la gente, guardate. Non finisce, arriva là in fondo non finisce più. Questo fa capire la quale sia la reale differenza tra noi e, e i francesi. I francesi, evidentemente, quando c'è qualcosa che non va bene, non hanno paura di dirlo, non hanno paura a scendere in piazza, non hanno paura a, a farsi sentire, alzare la voce unendosi tutti, tutti, tutto il popolo unendosi. In questo caso vanno a difendere le loro pensioni. Perché, vedete, un po' in, tutto, in tutta Europa stanno. Questa, questa nuova, questo nuovo fronte, fronte dei governi europeisti stanno cercando di penalizzare il popolo, i cittadini. In Italia toccherà le case perché toccherà le proprietà private perché, se eh, dovessero mai andare, partire, andare avanti, quello che, quello che hanno fatto dal, dal 110%, dove di fatto chi ha aderito al 110% a sua insaputa molte volte ha firmato di fatto un impegno con lo Stato, dove di fatto è una sorta di ipoteca della casa a garanzia, a garanzia dell'investimento dello Stato nel, nel, nella ristrutturazione. Quindi e questa cosa non l'hanno detta. Addirittura centrosinistra, la Line sta proponendo di requisire, quindi di fatto sequestrare i, eh, in poche parole, i, gli appartamenti sfitti di chi ha più unità immobiliari per questa crisi dell'immobile. Non si trovano case in affitto. Eh, ha avuto l'idea di dire ma perché non prendiamo le case a chi non le affitta? Gliele prendiamo così le affittiamo noi, in sostanza. Cioè, Qua in Italia sì, il reddito di cittadinanza che viene sostituito, però io non vedo gente nelle piazze per protestare eh, contro quello che succede. Cioè, noi dovremmo scendere in piazze in milioni, in milioni solo per dire eh, aumentiamo i salari e lo Stato chieda meno tasse alle imprese e che vengano dati più soldi ai dipendenti. Perché in Italia abbiamo degli stipendi da fame. Da quarto, da quinto mondo, non da terzo mondo, abbiamo degli stipendi da fame, delle pensioni che sono ridicole, tolte le pensioni più alte d'Europa perché riguardano i politici, e i funzionari, i dirigenti statali, il resto sono pensioni vergognose. Abbiamo gente che ha lavorato una vita, che prende dei 500 1000 euro di pensione, 700 euro, 500, 600 e ha lavorato una vita, ha lavorato 40-50 anni. Perché i francesi hanno gli attributi per scendere in piazza e noi invece non tiriamo fuori gli attributi pur avendoli? Sono convinto che potremmo anche averli a livello mentale e morale, ma non lo facciamo. Il dubbio è sempre lecito. Vorrei un vostro parere: vorrei capire, vorrei capire. Quando dice intanto Gemma 110% fatto per far perdere la proprietà ai cittadini è lecito. È lecito andando a leggere bene quello che sono gli impegni, le clausole firmate. In effetti, se in effetti faccio un esempio banale, un condominio da 5 milioni di spesa dovessero appurare nell'arco di 10 anni o 13 anni che sono stati spesi la metà dei soldi rispetto a, al preventivato, cioè quindi, tra virgolette, una truffa nei confronti dello Stato, potrebbero chiedere indietro i soldi e addirittura mettere all'asto o pignorare i condomini interi. E questo è scritto, è scritto chiaramente nelle note eh, in questa. In questa tutela ai beni, diciamo a favore dello Stato, che però è giusta: attenzione, eh, permetto, chi ha barato e ha fatto delle, de, delle speculazioni sul 110% e, e dovrà risponderne. È chiaro che io dubito che alla fine ne risponderanno le imprese che hanno truffato soldi. Chi ne risponderà? I proprietari degli immobili, ovviamente i poveri. I Tentativo di riconnessione, eccomi. Perdonatemi. È colpa mia. Questa volta è colpa mia. Detto questo, vi saluto. Avete visto le immagini? Francia incredibilmente eh, incredib Tantissima, tantissima gente in piazza. Ve la faccio rivedere. E vi saluto con l'immagine dei francesi che scendono in piazza per difendere con gli attributi le loro pensioni. Cosa che noi penso che non faremo mai perché? Perché? perché non lo so. Non lo so perché, ma è così. Guardate, ciao a tutti, ciao a tutti, chiudiamo con queste immagini.